ovviamente iniziamo a caricare la partita esattamente da dove ci eravamo lasciati, ovvero nel corridoio del Garden di Balamb, prima di affrontare finalmente Dea e concludere il gioco, almeno secondo quello che Final Fantasy VIII ci dice o ci fa capire. Sembra quasi che questo scontro con Edea possa effettivamente essere lo scontro finale, perché sconfiggeremo la strega e quindi di conseguenza ritorneremo tutti alla normalità. Ed eccoci qua. Cambio anche la finestra, cambio anche lo schermo e ora possiamo andare avanti. Dove arriviamo stasera? Sorpresa, non ve lo dico. Arriveremo in un punto specifico, però non ve lo dico. Sorpresa. Se lo volete scoprire, dovete restare con me fino alla fine. Allora, la volta scorsa ci siamo lasciati qui nel Garden. Perché ci siamo lasciati qui nel Garden? In realtà ci siamo lasciati qui perché questa sezione del Garden di Galbadia è un po' una merda. E non perché sia brutta, ma semplicemente perché bisogna ricordarsi bene dove andare, perché si rischia di perdersi. Ok? Quindi, giusto per fare chiarezza, mi sono ripassato, perché comunque mi ricordavo le strade, ma mi sono ripassato mentalmente dove andare, semplicemente perché appunto ci si rischia di perdere. Si rischia di perdere, quindi... Per prima cosa dobbiamo recuperare delle chiavi. Per recuperare queste chiavi dobbiamo fare questo percorso. Inizialmente dobbiamo andare a destra. Successivamente dobbiamo andare nuovamente a destra. Salire la prima rampa di scale. E trovare... Esatto. Trovare Raijin e Fujin. Ovviamente ci possiamo parlare. Tristezza. Muovetevi, mettete la parola fine a tutto ciò. Richiesta. Vi prego, occupatevi di Seifer. Vi vogliamo soltanto indietro il vecchio Seifer. Seifer. Non so se potrà mai tornare come prima. Ho capito. Wakatta. Ok, e come potete vedere, finalmente Raijin e Fujin si sono quasi arresi. Fondamentalmente si sono quasi arresi. E rivogliono soltanto Seifer, perché se vi ricordate bene, quando li abbiamo incontrati a Balamb ci avevano detto che loro erano amici di Seifer e l'avrebbero seguito non tanto perché si è schierato con Galbadia, ma semplicemente perché è Seifer, e quindi loro stanno dalla parte di Seifer e sono amici. Però gli amici, quando capiscono che c'è qualcosa che non va, sono i primi a chiedere aiuto, se ovviamente ne hanno la possibilità. E quindi sia Raijin che Fujin hanno chiesto un aiuto a Squall per riavere il loro Seifer indietro, proprio perché ormai Seifer è quasi plagiato ormai, no? Quindi, anzi, senza quasi, ormai è plagiato e quindi è diventato un vero e proprio nemico per quanto riguarda il Garden di Balamb. Sì, la live di ieri di Life is Strange la carico su YouTube. Comunque, ricordamelo, che casomai metto il link direttamente su Discord, perché la pubblico sabato, cioè la pubblico sabato per tutti su YouTube, però ve la metto sul canale Discord e me lo sono dimenticato oggi, quindi nel caso ricordatemelo. Allora, andiamo a sinistra a questo punto. Anzi no, aspetta, con Fujin e Raijin devo andare a destra. No, sinistra, giusto. E poi qui a destra, perché qui ci dovrebbe essere la prima chiave. Esatto, il tizio. Aspetta, non sono un nemico. I nemici ci hanno attaccato nel mezzo della lezione e hanno occupato la zona. I soldati del Garden sono riusciti però a fare sgomberare l'aula. Siete venuti a distruggere la strega? Tenete questo. Chiave numero 1. Dovrebbero esserci altri due allievi da qualche parte. Hanno le chiavi per poter aprire gli edifici ai quali di solito non si può accedere. Ecco, quindi diciamo che noi dobbiamo trovare questi studenti per farci dare queste chiavi. Ah, esce adesso. Ok, a questo punto dobbiamo ritornare
indietro, quindi rifare tutta la strada da capo fino al save point. Quindi dobbiamo riscendere e poi qui ritornare indietro. Esatto, e siamo ritornati al save point. Dal save point adesso dobbiamo andare a sinistra, poi nuovamente a sinistra. Vedete, adesso appare la scritta aperto perché abbiamo aperto con la chiave numero 1. Qui al campo da hockey dobbiamo andare in fondo al mar. C'è una fonte assimilabile, protect, buono. 13 protect. Poi andare da qua, questa zona a destra. Poi di nuovo qui a destra. E qui c'è l'altro studente. È la nostra unica speranza per distruggere la strega. E abbiamo ottenuto la chiave 2. Usciamo da questa zona e andiamo sotto, che apre praticamente la porta, la porta con la chiave numero 2. E poi scendiamo nuovamente sotto. E vedete, siamo praticamente ritornati qui, dove c'era il save point. A questo punto ritorniamo da Raijin e Fujin. Però questa volta saliamo sopra. Esatto, e qui adesso dovremmo aprire la porta. Aperta questa porta, dobbiamo scendere da qui lanciandoci. Oppela là. E una volta lanciati qui, se torniamo indietro, praticamente rispuntiamo dove c'era il save point. Infatti questa porta non si poteva aprire prima perché era bloccata appositamente, però adesso l'abbiamo sbloccata, quindi abbiamo fatto un piccolo shortcut, quindi ci sta. Poi shell, che va benissimo per tutti, e andiamo avanti. Ok, a questo punto dobbiamo scendere perché adesso qui avremo la possibilità di poter recuperare un altro Guardian Force. E tra l'altro io li ho fatti a tutti i junction dei Guardian Force. Ok, risalgono di livello. Eccolo qua. Però prima di addentrarci in questo fight è meglio salvare, anche perché vorrei vedere un attimo i junction come siamo combinati. Ruba ce l'ho? Vabbè, tu ok, tu Ruba, però Ruba a te. Vabbè, sì, però aspetta, se hai Ruba. Ecco, devo toglierti qua perché se no fai troppi danni e non va bene. Anche perché ovviamente abbiamo Cerberus che lo scoppiamo praticamente. Ed eccoci qua. Questa è l'occasione giusta per utilizzare il Ruba. È l'occasione abbastanza giusta. Questi li possono usare i GF? Boh, prendiamocelo. Siete molto sicuri di voi. Vediamo cosa sapete fare. Cerbero, non ti conviene. Impossibile rubare, quindi... Berserker. Noi siamo immuni a Berserker. Ah no, minchia, non siamo immuni a Berserker. Oh oh. No no. Cazzo. Non era questo che volevo farvi vedere in realtà. Possiamo andare. Ciao Sherpino, buonasera. Perché effettivamente se Squall mi entra in Berserker è un problema.
Vediamo cosa sapete fare. Ovviamente tentiamo di rubare. Ah, minchia, rubato subito. Volume e velocità, a posto. Possiamo eliminarlo. Ovviamente a me gli elementi non fanno danno, perché con il setup che abbiamo adesso... Vediamo il vostro potere. Ah, non sei scoppiato? Ah, certo, perché non ero sotto Berserker. Adesso puoi scoppiare. Niente male, mortali. Grazie, Cerbero. Carta Cerberus. Ovviamente non abbiamo preso oggetti perché con il comando ruba praticamente abbiamo saltato il drop. Vi ricordo che su Final Fantasy VIII, se rubate agli avversari, praticamente non prendete il drop del ruba. Cioè non prendete il drop del fine combattimento, ma prendete praticamente il drop del ruba. Ed effettivamente il Junction volume velocità può essere interessante, perché il Junction velocità vi dà la possibilità di poter agire più in fretta. Tu chi hai? Ah sì, diamolo a te, Cerbero. Tu invece chi hai? Ifrit, Tomberry. Tu invece... ok. E andiamo subito a sistemare le abilità di Cerbero, perché vedete, lui ha anche il J-Mag, spirito, velocità, abilità per 3, che tra l'altro Cerbero permette già subito di attivare abilità per 3, che è molto comodo, solo che con il lavoraccio che abbiamo fatto noi già nel CD2 abbiamo abilità per 4 con tutti, quindi non è che mi interessi più di tanto. E poi c'è anche vigilanza, che potrebbe essere caruccio come effetto, perché previene tutti gli attacchi alle spalle, quindi non si subiranno più attacchi di sorpresa. Ma mi interessa effettivamente? No, perché ovviamente non me ne frega nulla. Quindi noi cercheremo di fare tutti i junction con il nostro amichetto. Per quanto riguarda Pandemon, anche lei o lui, io l'ho sempre chiamata al femminile, ha il junction a velocità e l'elemento di difesa per 2. Però abbiamo anche forza, iniziativa, assorbi, quindi abbiamo tanti altri comandi molto interessanti da dover sbloccare. Mentre invece con gli altri ho appreso già tutto. Con gli altri avevo già appreso tutto perché mi ero passato il tempo a farmare, quindi va bene. Successivamente andiamo a sinistra. Poi andiamo nuovamente a sinistra. E qui abbiamo l'ultima chiave. Questa è l'ultima chiave. Ora puoi aprire l'ascensore. Poi vai alla stanza della strega. Non perdere la concentrazione. Benissimo. A questo punto torniamo indietro. E finalmente possiamo dare inizio alla fase di chiusura del CD2. Quindi ritorniamo di qua. Poi, e tra l'altro ora avremo modo anche di ascoltare una delle host più belle del gioco, ovvero il combattimento di Edea, ovvero Premonition. E qui è l'ascensore. Ovviamente un save state grazie a Rivelazone, che potrebbe effettivamente essere utile, perché anche a Safer in realtà dovremmo rubare gli oggetti, quindi... salviamo. Mi è venuta voglia di andare alla vecchia casetta della madre. Taci. È venuto a distruggere la madre? Hai dimenticato tutto ciò che ha fatto per te? E te, gallinaccio, ne abbiamo combinate, eh? Oggi concluderò la faccenda. Non hai sbagliato gruppo? Sei uno studente di Galbadia, tu, non è così? Preferisco stare da questa parte. Vedete? Ogni personaggio che avete nel party, Safer avrà una frase ad effetto, no? Una sorta di catchy phrase. È tardi, Safer.
È inutile che cerchi di confonderci. Per noi tu non sei più niente. Per noi sei solo un nemico. I tuoi discorsi non ci toccano. Poppete. Per noi combattere con te è come combattere contro un mostro. E così sarei un mostro. Io sono il cavaliere della strega idea. E voi? Lì come vermi? Non siete voi mostri? Un po' filosofico il nostro Seifer. Però va bene, ci sta. Ora anche lui spero di rubare in tempo. Mi dispiace Seifer, gli elementi non fanno danno. Impossibile rubare, ovviamente. Quando dice impossibile rubare, tra l'altro, non confondetevi. Perché impossibile rubare non vuol dire che il personaggio non possiede niente, ma è semplicemente il fatto che non è entrato il roll per rubare. Ah, quando il personaggio in questione non possiede più nulla, apparirà la scritta non possiede nulla. È un po' come su Final Fantasy 9, no? Che quando si effettuava il ruba, appariva la scritta non hai rubato niente. Solo che lì era, diciamo, un po' più facile da capire, perché appunto lì appariva la scritta non hai rubato niente. Qui invece hanno messo, ecco qua, mega finisce, a posto, vai, pronto. Ciao Seifer, perché non riesco a batterti? Non è colpa mia, fratello. Buono a nulla. Quindi non lasciatevi ingannare dal fatto che leggiate impossibile rubare, perché impossibile rubare, una prima acchitto potrebbe pensare non si può rubare perché appunto è impossibile rubare. Invece no, impossibile rubare viene specificato come appunto il fatto che tu non sei riuscito a compiere l'azione. Però quando il personaggio poi non possiede più niente, appare proprio la scritta non possiede nulla. Non potete mai vincere contro la madre. Mi ho messo lì sdraiato, fiero. Va bene, possiamo scendere. E praticamente la sala conferenze è esattamente in fondo al corridoio. Mi ricordo che io qui da piccolo, quando ho giocato per la prima volta a Final Fantasy 8, dato che appunto pensavo che la sala fosse esattamente sotto a dove eravamo prima, io cercavo di, tramite la mia testa, avere una visuale della mappa in 3D. E quindi dicevo, scusa, se la sala era in alto a sinistra, io devo scendere le scale e ritornare verso sinistra. Invece no, bisogna andare semplicemente verso di qua. Point, vabbè, ma i save point per ora non mi interessano, perché tanto stica. Infatti, ok. Giusto. Infatti dicevo, ma Squall, cosa fai qua? È pericoloso. Ovviamente lui sta pensando. Però giustamente, cosa succede? E qui c'è una delle parti più particolari anche di Final Fantasy 8. Eccola lì, bel tuffo carpiato. Così voi sareste i leggendari Seed. Sta dicendo. Bene, devo dire che sono piacevolmente impressionata. Troppo impressionata. La vostra vita finisce qui. Poveri sciocchi. Tu non sei nostra madre. I Seed sono destinati a perire. E qui godiamo. E qui godiamo. Con la host più, una delle host più belle del gioco. La teoria Ultimecia di Noa è carina, però anche in quel caso ci sono troppe. Sono troppe falle nel sistema. Allora, cerchiamo di rubare anche qua in realtà, se ci riesco, a Seifer, perché anche qui Seifer
Possiamo prendere praticamente le mega fenici. E così nel frattempo ne approfittiamo per ascoltare la host. Tranquillo, Seifer, io ti... Oh, med dell'eroe. Ah, già me l'ha dato lui il med dell'eroe? Ok, andiamo con grande stile. Perché il med dell'eroe sarebbe il drop del combattimento, invece me l'ha dato lui. No! Io... sconfitto. Sì... Allora, vediamo se lei adesso non mi dà il drop, perché lei tecnicamente ora il drop non dovrebbe darmelo, mi sa. Oh no, Maelstrom. Che però vabbè è un'antima, quindi non dovrebbe uccidermi. Esatto. Ah no, impossibile. Ah no, quindi lei ha un drop a parte. Non me la ricordavo questa cosa. Ovviamente cerca di lanciare slow perché abbiamo haste. Col fatto che però non può fare praticamente nulla. Assimiliamo Alexander prima che ce ne dimentichiamo. Vabbè, Blizzard ovviamente non mi fa nulla, anzi mi cura. E poi in realtà la teoria del Renault Artemisia è anche bella. Corona reale, perfetto, abbiamo finito. Mettiti Reflex. Ma tanto, sei scoppiata. Perché in realtà non è neanche male come teoria. E sono, sono belli i vari riferimenti che comunque ci sono. Però anche lì c'è qualche crepa nella teoria. Anche se però come fan theory è una probabilmente delle più belle. A mio avviso risulta essere una delle più belle. Perché ci sono veramente tanti dettagli che effettivamente parlando non sono male. Il riferimento delle ali nere con le ali bianche di Rinoa. Il fatto che Rinoa per l'appunto... voglio eliminare i seed. Carina. Ok, abbiamo preso anche Alexander e siamo a posto. Cosa ti succede? E qui adesso abbiamo il Final Fantasy 9 momento. Il tuo corpo Rinoa, che va da Seifer addirittura. Perché se vi ricordate c'era questa cosa. Rinoa, Seifer, dove Rinoa era innamorata tra virgolette di Seifer, no? Mentre lui invece proprio fiero, me ne frega un cazzo. E Rinoa si deprime. Cos'hai, Rinoa? Call, Twisties, Selfie. Plot twist. Grande plot twist. Irvine, Del. Vi siete fatti grandi. Vi siete fatti forti. Tendevo questo momento. Temevo questo momento. È un giorno meraviglioso? È un giorno terribile? È Lione. Avete protetto la mia Lione. Non so dove sia. Squall! Rinoa... Come sta Rinoa? Questa è una delle parti un po' più enigmatiche di Final Fantasy VIII. E qui noi tecnicamente abbiamo finito il CD2. E infatti, come potete notare,
dal salvataggio comincia ufficialmente il disco 3. Sarà davvero finita? Cos'è successo? Noa è. Eccola lì. Tra l'altro, che abbia le tette super gonfie, non so perché. Paul, mi stai sentendo? Ci dirigiamo immediatamente verso la casa di Edea. La strega Edea, la madre, sembra sia tornata all'orfanotrofio. Quindi la nostra prossima destinazione è quella. Come potete vedere, però, Rinoa è in stato catatonico. Sembra anche, anzi, essere entrata più precisamente in coma, più che stato catatonico, è proprio letteralmente entrata in coma e non si sa che è successo. Non si sa letteralmente che cosa sia successo. Quindi per il momento possiamo solo aspettare. E questa è una fase che comunque si ripete spesso e volentieri nei Final Fantasy. Se ci fate caso, è una di quelle fasi dove uno dei protagonisti o comunque dove uno dei personaggi attraversa un periodo particolare. Se ci fate caso, in Final Fantasy VII c'è Cloud che praticamente cade nel live stream, poi sta sulle sedie a rotelle e praticamente per un po' diventa impossibile da giocare. In Final Fantasy IX abbiamo Daga o comunque Garnet, che praticamente perde la parola. E quindi diventa praticamente inutilizzabile sotto certi punti di vista perché ha il trauma della morte della madre. Cioè, abbiamo in tanti capitoli questa piccola parte dove succede praticamente qualcosa a uno dei personaggi. Diciamo che Gidan non diventa inutilizzabile. Gidan attraversa la fase di crescita personale. Però lo continui a giocare come l'hai sempre giocato. Invece abbiamo in alcuni Final Fantasy proprio questa sezione dove uno dei personaggi diventa proprio inutilizzabile, cioè dove tu non puoi comunque sfruttarlo all'interno del gioco. Quindi diciamo che è particolare perché c'è quasi sempre questa cosa, no? Però ci sono tante sfumature. Mettiamola così, ci sono tante sfumature di queste fasi del gioco. Per un motivo o per un altro, ovviamente. Queste sono un paio che mi vengono in mente, ma ce ne saranno sicuramente altre che ora non ci sto facendo caso. C'è addirittura anche la parte ora nel 15, mi sta avvenendo, dove appunto c'è Noctis che sta dentro il cristallo. Quindi, cioè, ci sono tante, tante piccole parti come questa. No, un secondo. Sembra che la madre sia tornata alla vecchia casa di pietra. Decisa la prossima destinazione? Sì, andiamo. E poi c'è Yuna che limona con sì. Vabbè, Yuna. Vabbè, allora, diciamo che dal punto di vista estetico, diciamo che Simur potrebbe anche essere affascinante. Ha delle unghie che sono forse un po' discutibili, effettivamente. Però potrebbe anche essere un po' figherrimo. Alexander, che deve apprendere elemento difesa per 4, quindi difesa elementale per 4. J Element Attack, quindi attacco elementale. Risveglio, che è una delle abilità più incredibili del gioco. Spettacolare risveglio. Per ora, piano piano, apprenderemo anche con lui, apprenderemo tutto. Quindi per il momento gliele lasciamo così. E c'è una cosa che però invece ora facciamo. Dato che abbiamo rubato il J Velocità. Dov'è? Ecco, il volume velocità. Io il volume velocità lo darei ad Alexander. Perché
Perché Irvine, che è colui che deve rubare e che quindi deve essere appunto più veloce, dobbiamo dargli un po' più di velocità. Ecco qua, direi che Triple con un bel 92 in velocità. È vero che tutti hanno... è vero che tutti quanti hanno praticamente... Oddio, lo possiamo togliere. Stavo dicendo, è vero che tutti praticamente hanno haste, quindi tutti quanti saranno veloci, però avere un po' più di velocità mi consentirà di avere la barra leggermente più veloce, e dato che Irvine è colui che ruba, lo voglio più veloce. Tutto qua, molto molto semplice. Seymour ha bisogno di una manicure, esatto, cioè è l'unico aspetto che di Seymour un po' mi inquieta. Però lui comunque dal punto di vista estetico non è male, eh? C'è il capello fiero, anche prestante fisicamente. Ha quelle unghie che sono un po' tipo donna disoccupata, benestante, che tipo non deve fare niente con le mani. Ecco, mettiamola così. Rivedere la madre è difficile. Vai Squall, io vengo dopo, non ti preoccupare. Tra l'altro qui rivista Timber Maniacs, e tra l'altro piccola chicca, o comunque piccola curiosità, questa è l'ultima rivista di Timber Maniacs. Quindi abbiamo preso e abbiamo trovato nel gioco tutte le riviste di Timber Maniacs. Eccolo! Bentornati ragazzi! Siete arrabbiati? Capisco, capisco. Non ho fatto altro che fare bei discorsi e nel momento del bisogno me ne sono andato. Ma cercate di capire. Se aveste perso, sareste morti. Se aveste vinto, sarebbe morta mia moglie. In entrambi i casi sarebbe stata una situazione insopportabile. Pensate di me quello che volete. Ma perdonate Dea, vi prego. Eccola. Perdonatemi, vi ho cresciuto come miei figli, come ho potuto mai... Capiamo cosa provi. Anche noi abbiamo combattuto sapendo chi eri per noi. Madre, siete Sid, non potevate rinunciare a combattere. Siete stati magnifici, ma non è ancora finita. In qualsiasi momento io potrei ancora... Esatto, ed è qui... che praticamente parte il plot twist, perché si scopre che praticamente Edea non è la vera cattiva. Quindi in realtà Edea è sempre stata Edea, ma la Edea che abbiamo visto in queste ultime fasi di gioco era un'Edea manipolata, controllata da qualcosa, da qualcuno. E adesso finalmente avremo tutti gli elementi per capire cosa effettivamente sia successo. Sono stata manovrata tutto questo tempo ed è solo colpa sua. Lei mi ha manovrato, la strega Artemisia. Artemisia è una strega del futuro, una strega di un futuro lontano, molte generazioni dalla nostra. Lo scopo di Artemisia è trovare Elion e impadronirsi della sua forza misteriosa. Io conosco bene Elion. Artemisia è una strega molto potente e il suo cuore è pieno di odio. Non potevo permettere che Elion cadesse nelle sue mani. L'unica cosa che potevo fare era arrendermi ad Artemisia e perdere il controllo della mia mente. Era l'unico modo per poter salvare Elion. E il risultato... Bah, lo avete visto coi vostri occhi. La strega apparsa a Galbadia era in effetti Artemisia dentro il mio corpo. Artemisia non ha ancora raggiunto il suo fine. Temo che non possa ancora utilizzare il mio corpo per i suoi piani malvagi. Questa volta voglio resistere, ma se non funzionasse, dovrei vedermela con voi di nuovo. Vi prego, aiutatemi. Tra l'altro, se notate adesso, non appare più la dicitura strega Edea, ma appare appunto solo Edea. Perché adesso lei è tornata... ad essere, diciamo, normale. È tornata ad essere comunque una persona normale. Anche se in realtà le streghe, se volessimo fare una sorta di confronto, sono un po'
una specie rara, sono un po' come gli antichi di Final Fantasy VII, mi verrebbe da dire, ma non è esattamente così. Più che altro il confronto che si può fare con gli antichi di Final Fantasy VII è che per l'appunto non sono esseri umani comuni, ma sono degli esseri umani che hanno una forte predisposizione per la magia. Infatti in Final Fantasy VIII la magia viene comunque utilizzata come un oggetto e non esistono gli MP come in altri Final Fantasy. Quindi che cosa vuol dire? Che la magia è utilizzabile da tutti, solo che ci sono alcune persone che, utilizzando la magia, hanno un'affinità diversa. Questa affinità diversa viene considerata come strega, cioè ti permette di prendere lo status di strega, anche perché lo status di strega ti consente di avere anche delle magie uniche, delle magie personalizzate in questo caso, dato che la maggior parte delle magie che utilizziamo in Final Fantasy sono comunque delle magie che già conosciamo. Avete mai sentito parlare della strega Adele? È la strega che regnava su Estar durante la guerra delle streghe. Gli abitanti di Galbadia credevano fossi io che avevo ricevuto i poteri da Adele. Ma non è così. Ho ricevuto i miei poteri da una strega quando avevo 5 anni. Vuol dire che la strega Adele è ancora viva. Temo che Artemisia abbia liberato il mio corpo per un solo motivo: usare il corpo della strega Adele. La strega Adele ha sempre usato la propria forza per fini personali. Se Artemisia dal futuro trasferirà la propria forza e rabbia in Adele, il potere generato sarà inimmaginabile. Quindi abbiamo capito qual è il piano di Artemisia. Ascolta bene quello che lei ha da dire, non sappiamo se sarà posseduta di nuovo. Va bene, ma abbiamo finito. Non c'è più niente da dire. Wall, lasciamola finire di parlare. Ho sentito abbastanza. So che quello che ci deve dire è importante, ma Rinoa... Madre, capisci cosa è successo a Rinoa? Rinoa, quella ragazza vestita d'azzurro. Me la ricordo vagamente. Cosa le è successo? Era con noi quando abbiamo combattuto con te. Poi d'un tratto il suo corpo era freddo e non si muoveva più. Rinoa è morta? No! Scusa, Squall, non posso esserti d'aiuto. Capisco. Squall, capisco come ti senti, ma tu sei il comandante. Gli altri studenti del Garden hanno il diritto di sapere come va questa battaglia. Prendi tutte le informazioni possibili e torna al Garden. Non esiste solo Rinoa. Tutti hanno combattuto. Lo so, ma... Non ci sono ma. Ma è una parola che un capo non può dire. Ecco. Maledizione. L'obiettivo di Artemisia è Elion. La vidi per la prima volta il giorno che divenni Sid, poi a Timber. Cioè, Squall in questo momento è completamente distratto. Non sta più pensando a quello che sta dicendo Edea. Il misterioso potere di Elion, mandare la coscienza della gente nel passato. Così Artemisia vuole usare il potere di Elion. All'inizio litigavamo soltanto, ma le cose poco alla volta erano cambiate. Ho capito. Artemisia vuole mandare la propria coscienza nel passato. E cosa vuol fare nel passato? Mi guardava sempre, e se la guardavo anch'io i suoi occhi splendevano. Compressione temporale. Una delle robe che probabilmente ha rovinato Final Fantasy VIII è proprio la compressione temporale. Compressione temporale? Mi faceva sentire bene. Ma ne parleremo della compressione temporale. Non adesso, ma ne parleremo. È una magia temporale. Comprime passato, presente e futuro. Che ne sarà del mondo? Che ne sarà se avverrà una cosa simile? Rinoa, dammi un'altra possibilità. Non posso immaginare un mondo dove c'è la compressione temporale. Ehi, Squall. Non stavi ascoltando? Insomma, dobbiamo fare in modo che Artemisia non trovi Elion. Sì, ma dobbiamo tornare al Garden. Dobbiamo avvisare tutti. Ascolta, anche noi siamo in ansia per Rinoa. Allora potremmo... Aspetta. No, dobbiamo andare. Qui si è visto comunque Squall anche abbastanza emotivo. Facciamo il punto della situazione. Il nostro scopo è trovare Elion e proteggerla prima che la trovi Artemisia.
Sappiamo che Elion è salita sulla nave dei Sid bianchi. Quindi, prima di tutto, dobbiamo trovare quella nave. Dovremmo raccogliere informazioni sulla nave, ma prepariamoci anche a possibili scontri. Ah, la strega Idea è ritornata a casa. Probabilmente non è più un nostro nemico. Lasciamola stare. Ok. E qui abbiamo finito la conversazione. Ora c'è una cosa che non so quanti di voi effettivamente sanno, perché questa è una cosa che effettivamente è un po', cioè è un po' data al caso. È letteralmente un po' data al caso. Ma dopo gli avvenimenti che sono successi da Idea e l'inizio del CD3, dobbiamo andare al centro addestramento. E uno dice: ma perché devi andare al centro d'addestramento? Perché non si sa come, non si sa perché. Tra l'altro, Zello con l'uniforme da scolaro. Non si sa come, non si sa perché. E tra l'altro, sono solo nel party. Quindi, questo sarà un casino. Anzi, aspetta, facciamo una cosa. Ah. Aspetta. Poi dopo ti risistemiamo. Ecco qua. Dobbiamo andare al centro di addestramenti. Perché dobbiamo andare al centro di addestramenti? Perché dopo questi avvenimenti, nella zona praticamente qua a sinistra, dovrebbe spuntare la rivista. Sì, ragazzi, una rivista a caso, l'Army Mese 7. Non so quanti di voi sapevano questa cosa, però ora la sapete. Ed è un oggetto che dobbiamo raccogliere se vogliamo fare la perfect. Eccola qua. Twin Lance è un gunblade a doppia lama con fessura centrale. Pesante e poco maneggevole, ma quando colpisce non perdona, grazie alla sinergia delle due lame. Rising Sun è la versione che ottimizza la potenza di Boomer Fritz. Lame dentate sostituiscono quelle lisce laterali, provoca tagli netti e profondi al nemico. Lo abbiamo alleggerito e reso più versatile. Risultato? Bismarck, fucile molto maneggevole ma dal contraccolpo violento. Per utilizzarlo ci vuole una notevole forza fisica. Crescent Wish è un nunciaco dalla forza considerevole e adornato di lune e stelle, immagini metaforiche della sua potenza ad ogni colpo scaraventa in aria il nemico. E queste quindi sono delle altre armi, ovviamente. Sì, vabbè, il numero riferito al sono i mesi, sì, certo, ovvio. Questo sì. Infatti armi mese numero 6, armi mese numero 7, è perché comunque questa è una rivista mensile, in teoria. Quindi tu avresti praticamente ogni armi con degli aggiornamenti o comunque delle robe per ogni mese. E quindi sono esattamente appunto armi mensili, no? È come se fosse una rivista mensile. Ok. E andiamo di nuovo al terzo piano. Sì, ci sono molte LED, ci sono tante armi che abbiamo potuto vedere su Dissidia Opera Omnia, ovviamente. Perché, giustamente... Benissimo. Partiamo. Ora, ovviamente, abbiamo nuovamente il party. Ok, però... Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo ritornare qui da Idea. Quindi io ho rigirato tutto il garden senza motivo, ma dobbiamo ritornare da Idea. Perché dobbiamo ritornare da Idea? Perché possiede la sua carta. Quindi dobbiamo vincere la sua carta. Idea, so che la situazione è particolare, però oh no. Mescolare le regole di Trabia? Vediamo se riusciamo. No, c'è mano a caso.
Letteralmente ti fotte. Vedi, queste carte qua, 3, 2, 5, sono micidiali, sono micidiali. Oh, Suka. Alleluia. Via, scappiamo. Scappiamo, 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 salviamo. Scappa, scappa, scappa. Scappa, scappa, scappa. Ok. Ah, ok, perfetto. A posto, ce l'abbiamo fatta, ci siamo sbloccati. È caduto il boss 3, come nelle guild battle, eravamo bloccati per il boss 3. Io starò qui, io starò un po' qua con Sid. Se Artemisia si impossesserà di me di nuovo, vi prego, fate qualcosa. Credo che Elion stia viaggiando attorno al mondo con una nave. Se Artemisia decide di avere Elion, non sarà facile per lei trovarlo. Ok. Non mi dici nient'altro, giusto? Ok. Ora, la cosa che dobbiamo fare per sbloccare la trama e andare avanti è fare visita a Rinoa. Perché giustamente, dopo tutto il casino che è successo, dobbiamo fare visita alla nostra bella addormentata. Ciao Andrea. E tra l'altro, facendo visita a Rinoa, avremo la possibilità di fare anche l'ultimo o il penultimo sogno di Laguna. No, credo che sia l'ultimo però. Allora, entriamo. Ecco qua. Fai il bravo mentre vado ad aprire l'infermeria. Ti lascio da solo, ok? Rinoa, sei così fredda. E poi tra l'altro ho gli occhi aperti, ma sembra resterai così per sempre. C'è niente che posso fare. Rinoa, eri così piena di vita. E adesso non parli neppure. Voglio sentire la tua voce. È come parlare al muro. Vero Squall? Rinoa, di il mio nome, ti prego. Eccoci. Ma perché devo fare queste cose io? Proprio non lo so. Perché non abbiamo un soldo. Mi dispiace. Lo so. È colpa mia se siamo stati così a lungo in albergo. Ma io non sono proprio capace a recitare. Dai, buffone. Lo so che non vedi l'ora. Va bene. Presto, prepariamoci. Ma anche quel regista, che tipo? Perché si mette a fare un film con un principiante come me? Ho capito, ho capito. Dobbiamo ritenerci fortunati che perlomeno abbiamo trovato questo lavoro. Eh? Ma fai sul serio? Dove vado conciato così? Di che ti lamenti ora? Stai benissimo. Andiamo, andiamo. Eccolo. Ah, è arrivato. Però, non male. Lei è la coprotagonista. Lavorerà nel ruolo della strega. Molto piacere. E poi ci serve un drago. Oh, sì, quello lì dietro è perfetto. Sì. L'attore che doveva fare il drago si è ammalato. Puoi indossare quella maschera da drago lì dietro? Devi solo camminare un po'. Lì, tutto a pagamento, si intende. E proprio lo devo fare. Bene, spostiamoci di qua. Quello con l'armatura. Wow! Ecco, pronti.
Bene, cominciamo. Scena 12, la strega disperata. Pronti? Azione! Oh, prode cavaliere, salvami da questo drago malvagio, ti scongiuro. Oh, la salverò io. Accidenti, mi sto innervosendo. E poi chi l'ha più usato un Gunblade da dopo l'addestramento? Ti farà così? Tra l'altro la stessa posa di Seifer. Buona! Bene ragazzi, il doppiaggio lo facciamo dopo. Ora in scena il drago. No, no, ferma tutto. Il drago, ho detto. Ah, eccolo. Wow, niente di più realistico. Grandioso. Ma era così grande quel costume? Kiros è entrato troppo nella parte. Impressionante, sembra vero. Wow! Ehi, ehi, Kiros, non esagerare. Ma questo è vero. Cosa? Per questo era così realistico. Ehi, questo non è il momento di scherzare. Bene, prode cavaliere, è tutto tuo. Oh, prode cavaliere, difendi la tua signora. Via, scappo. Cosa? Ehi, voi, non potete lasciarmi qui. E qui parte il minigioco. Accidenti, questo non mi lascerà fuggire tanto facilmente. Provo con il Gunblade. Ecco, usa quadrato per difenderti. E triangolo e cerchio per attaccare. Vabbè, qui tecnicamente... vabbè, sì. Allora, qui tecnicamente in realtà si dovrebbe spammare cerchio. Ma dai, minchia, mi paro. Cioè, mi paro e non fa. Cioè, proprio devo farlo all'ultimo secondo, tipo i Souls. Ecco. Tecnicamente se lui entra in confusione, tra virgolette, lo riesco praticamente a permastunnare. Questo volevo dire. Ecco, qua invece attacca lui. Però può capitare che il drago possa comunque farsi attaccare più volte, quindi potete spammare cerchio in teoria. Ok. È l'occasione giusta. Gambe! Vero Gidon? No. Con la musichetta anni 50, tipo in sottofondo. Ecco qua. Salve. Maledizione, non mi lascia andare. Dove diavolo è finito, Kiros? Laguna, mi hai chiamato? Geronimo! Boffete. Tu sei in ritardo. Tieni la tua arma. Ok, cominciano le danze. No. Esatto. Aspetta un attimo. Esatto. Perché aspetta un attimo? Perché in realtà, se conosco bene il gioco, e infatti non ha fatto il junction su Kiros. Ovviamente. Allora, aumentiamo la magia il più possibile a Kiros. E gli diamo recupero oggetti e assimila. Quanto hai di magia? 180. Va bene. Facciamo la stessa cosa con Laguna. Questa volta cambiamo il junction, anche se è una roba terribile da fare. Perché è una roba terribile da fare.
Aspetta, ma con Tom Berry non ho preso level up? No, ce l'ho level up e level down. Scusa. Ah, perché sono comandi, giusto? Me l'ero dimenticato, sono qua. Leviamo GF e mettiamo level down e level up. Perché mettiamo level up e level down? È una cosa carina questa. Ora, ora ovviamente ve ne parlo. Allora, curiamoci un po'. Anzi, curiamoci tutto. Curiamoci tutto e salviamo, non si sa mai. Perché il level up di Tom Berry è una roba interessante in realtà da discutere. Bene, ora possiamo affrontarlo. Il level up e il level down di Tom Berry sono abilità interessanti, perché consentono, appunto, come dice la parola stessa, di aumentare il livello del nostro avversario. Aumentare il livello dell'avversario in alcune situazioni può essere conveniente. In questo caso, con il Rubrum Dragon, che è uno dei praticamente caposaldi della saga di Final Fantasy, dato che abbiamo modo di poterlo vedere in diverse saghe, diciamo che possiede delle magie interessanti. E ora ve lo faccio vedere, perché se noi andiamo su Assimila in questo momento, possiamo assimilare soltanto Aero e Fira, che sono comunque magie basse. Perché sono magie basse? Perché il nostro party è basso. Cioè, io sono arrivato praticamente a questa fase del gioco a livello 13, quindi sono a un livello bassissimo. Di conseguenza, il nostro avversario è di livello bassissimo. Però, se io aumento il suo livello, il nemico acquisisce 14 livelli in più. E come potete vedere, però, i drop ancora non sono cambiati. Perché? Ogni tot livello i nostri avversari cambiano praticamente le magie che è possibile assimilare, diventando anche più forti. Infatti, come potete vedere, già con un colpo mi ha fatto 400 danni, che non sono pochi. Altri 28 livelli. E adesso, vedete, le magie sono cambiate. Quindi, che magie abbiamo adesso? Flare. Magia non elementale è fortissima. E Meteor. E sono magie di livello altissimo. Quante ne assimilo? Ah, 9 unità. Perfetto. Però vedete? Il boss, nonostante io gli abbia praticamente permesso di sbloccare queste magie nuove, continuerà a fare le stesse magie del livello basso. Perché il gioco praticamente è come se lo considerasse sempre di livello basso. Quindi qui ora ne approfittiamo e ci accumuliamo 100 flare e 100 meteor, che è la situazione migliore per poterle accumulare. Ok. Adesso invece l'altra figata qual è? Level down. Tra l'altro level up e level down sono delle abilità incredibili per chi vuole fare appunto una run senza prendere troppi livelli. Solo che qual è il problema? Che il level down si prende dopo un bel po' di tempo, quindi bisognerebbe comunque aspettare un po' prima di poterla prendere, quindi è difficile gestire l'esperienza all'inizio del gioco. C'è il metodo per poterlo fare, ovviamente, perché basta mettere pietrosi o comunque fare status pietra agli avversari per praticamente impedire al gruppo di prendere esperienza. Perché se voi pietrificate gli avversari non prendete esperienza, e quindi li sconfiggete senza prendere esperienza. Ok, meno 2 livelli, ora dovrebbe fare meno 1. Ok, 0. Praticamente adesso è a livello 1. Quindi vedete quanti danni mi fa? Non mi fa praticamente danni. E nel momento in cui lo andiamo a sconfiggere, perché ovviamente avrà pochissimi HP,
Ora lo andiamo a sconfiggere. Vedete? Praticamente già con 1600 l'abbiamo buttato giù. Ci dà praticamente 2 punti esperienza. Ma ce ne sono ancora? Quanti sono? Fuggiamo! E quindi questo è, diciamo, un ottimo funzionamento di quello che è level up e level down. E tra l'altro guardate là sullo sfondo, si vede un qualcosa sullo sfondo, eh? Ma che storia è questa? Però per il momento non diciamo nulla. Ovviamente chi conosce Final Fantasy VIII sa che quello è Lunatic Pandora, ma non posso scollegarmi. Chi è collegato con me? Wall, sei tu? Sì. Scusa, quando uso il mio potere speciale uso la parola collegare, che sarebbe tecnicamente junction, che in realtà sarebbe appunto la funzionalità di junction, no? Che sarebbe il collegamento. Forse sto dormendo, per questo non riesco a controllarlo. Wall, lasciami usare ancora il tuo spirito. Basta, lasciami tornare indietro. Insomma, qui non c'è. Cosa è successo a Elion? È stata rapita dai soldati di Esther. Ho fatto di tutto per entrare a Esther durante il mio viaggio, ma cercano un successore ad Adele. Sì, credo di sì. E tua figlia? Beh, a dire il vero no, ma è così carina. Mi manca la sua vocina. A me manca la voce di Rinoa. Wall ormai è completamente cotto. Cosa ti succede? No, niente, i folletti. Con che nonchalance. Mandami nel passato. Mandami dove vuoi, ma fammi sentire la voce di Rinoa. Esiste almeno una possibilità di salvarla. Non si può cambiare il passato. Finalmente l'ho capito. Quando fui rapita, Laguna fece un lungo viaggio per cercarmi. Ma quando Rein morì, lui non poté essere là con lei. Rein avrebbe voluto mostrarle suo figlio appena nato. Lo chiamò forte. Laguna, ma lui non c'era. Doveva essere là, ma non c'era. E quel momento purtroppo non tornerà mai più. Io posso mandarti nel passato solo attraverso qualcuno che conosco. Mi dispiace. Scusami, Squall, mi devo scollegare ora. Proverò a parlarti ancora in futuro. Sorella, Elion, io... Qui si capiscono un paio di cose, però non sono mai state spiegate in maniera così plateali. Voglio sentire la tua voce. Se tornassi nel passato potrei rincontrarti e cambiare le cose. Non appena Elion gli ha detto che il passato non si può cambiare. Bravo, Squall. Elion, puoi sentirmi? Rimandami nel passato, rimandami a quando è successo tutto ciò a Rinoa. Elion, puoi rispondermi? Deve essere sulla nave dei Sid Bianchi. Sid Bianchi? I Sid di Edea? I Sid di Edea? È vero, Edea dovrebbe conoscere la posizione della nave. Allora potrei incontrare Elion, potrei tornare indietro. Sì, Squall, come dici tu? C'è però il fatto che io dovrei sistemare i Junction. Li sistemiamo ora? No, li sistemiamo dopo. Per il momento possiamo andare. Ok, a questo punto dobbiamo andare a parlare con Edea per conoscere appunto la posizione dei Sid Bianchi. E sono i suoi Sid, tra l'altro. Però qui sono state dette un paio di cose interessanti. Ovvero il fatto che Laguna ha avuto un figlio con Rein, quindi finalmente, diciamo, Rein e Laguna sono stati insieme. E che però Laguna è andato via quando ha saputo che Elion era stata rapita dai soldati di Esther, lasciando Rein praticamente da sola con suo figlio. Però dice, chi era suo figlio? Chi era suo figlio?
Allora. Posso fare qualcosa per voi? La nave dei Sid Bianchi. Elion sta là. Quei ragazzi. Sono così curiosi. Non stanno mai fermi nello stesso posto. Capisco. Però mi pare di ricordare che amavano molto il paesaggio di Centra. Saranno con la nave in qualche insenatura del continente di Centra. Tieni questa lettera scritta da me. Se gliela mostrerai, ti accoglieranno sicuramente a bordo. Ok. Mi ricordo che la prima volta che andai a cercare i Sid Bianchi, non sapendo appunto che cosa volesse dire rovine di Centra o comunque le zone di Centra, eccetera, eccetera, ho girovagato per non so quanto tempo con il Garden in giro per la mappa e niente, io sono letteralmente impazzito. Sono proprio letteralmente impazzito. Esatto, tra l'altro il passato non si può cambiare, è uno dei fulcri principali di quello che è la narrazione complessa di Final Fantasy VIII. E anche del perché, appunto. Allora, loro dovrebbero essere in questa zona, giusto? Dovrebbero essere. Eccoli là. Ormai, dopo i traumi. E voi chi siete? Sono Squall del Garden di Balamb ed è anche uno dei motivi per il quale la compressione temporale risulta essere un concetto un po' forzato in Final Fantasy VIII, proprio perché il passato non si può cambiare, però con la compressione temporale tu praticamente unisci passato, presente e futuro per tentare di fare un qualcosa di nuovo e quindi c'è qualcosa che un po' accozza. Sono io, cosa c'è? Attento a ciò che dici, potrei allontanarti dalla nave. Vorrei vedere Elion. Ehi, ti puoi fidare di noi? Edea ci ha detto di venire qui. Perché Edea ormai si è liberata dal controllo di Artemisia. Ora sta dalla nostra parte, non c'è più bisogno di nascondere Elion. Siamo venuti qui per proteggere Elion dalla strega Artemisia. Non ho motivo di credervi. Vi prego di lasciare la nave. Effettivamente, cioè, tu arrivi lì, ti metti a dire: ah, sono qui per proteggere Elion, sto facendo questo. Ma perché non gli hai dato subito la lettera? Volevo dirvi: no, niente. Una roba completamente no sense. Non abbiamo niente da dirvi, avete sentito o no? Cazzati come dei mostri. Eh? Sì, signore! Eccoli! Ehi, che ti prende? Ah? Squall! Non avrei mai creduto di incontrarti qui, tutto bene? Quando avete lasciato Timber siamo stati inseguiti da Galbadia. Per salvarci ci siamo buttati in mare e per fortuna questa nave ci ha raccolto. Stavamo per affogare. Tutta colpa di Zon, gli aveva detto di buttarci in mare. Chi ti ha detto di venire? Potevi rimanere lì, no? Mi pare che poi chi si è buttato per primo sei stato proprio tu. Sempre uguali. E Rinoa? Abbiamo combattuto insieme contro Edea. Dopo la battaglia ha perso i sensi. Adesso è nel Garden che riposa. Non so cosa sia successo e non so cosa fare. Non siamo riusciti a difenderla. Mi spiace. Maledizione, te l'avevo detto, no? Se succedeva qualcosa a Rinoa, io te l'avrei fatta pagare. Zon, smettila. Cosa stai dicendo? Squall ha fatto di tutto per difenderla. E poi ci sarà un modo per salvarla, vero Squall? Siamo venuti qui per questo motivo. Forse Elion può fare qualcosa. Se riusciamo a farla incontrare con Rinoa, forse. Hai sentito, Zon? Forse Rinoa si riprenderà presto. E poi Rinoa te l'ha detto, no? Ha detto: ritornerò. Libereremo Timber insieme. Va bene. Squall, te lo ripeto: se succede ancora qualcosa a Rinoa, questa volta non te la perdono. Ok. E qui adesso abbiamo la possibilità di fare un po' di. Come dire, un po' di raccolta informazioni, no? Vi servono informazioni? Da quando Edea è sparita, non è più salito un adulto su questa nave. Solo ragazzini della nostra età o anche più piccoli, signore.
Dov'è Elion? Ah, quella ragazza bellissima. Sono venuti a prenderla ed è andata via, signore. Dove? Sono saliti dei soldati, signore. Li avevo visti su qualche rivista. Erano soldati di Estar, credo. Estar? L'hanno rapita? Non lo so, però lei era sorridente. Che storia è questa? Non capisco proprio. Se cerchi il capitano della nave, lo trovi in cabina. Ok, e qui abbiamo praticamente detto tutto quello che c'era da dire. Quindi, entriamo. E qui, vieni. Questa è la scrittura della madre. È davvero una sua lettera? Anche voi la chiamavate madre? Sì, è stata lei che ci ha cresciuti. Anche noi siamo stati cresciuti da Idea. Sono successe tante cose. Siamo stati anche nemici, ma poi l'abbiamo ritrovata. Ora non è più una strega malvagia, è ritornata quella di un tempo. Grazie, Squall. Grazie a tutti voi del Garden di Balamb, a nome di tutto l'equipaggio di Idea. Lo stesso modo di salutare. La madre ha detto che niente è cambiato da quando i Seed sono stati fondati. Tra l'altro qui abbiamo Fonte Sancta. Sulla lettera c'è scritto che voi cercate Elion, ma mi dispiace, Elion non è qui. E qui ora capiamo che cosa è successo. Vi ricordate quando Elion era nel vostro garden e siamo venuti a riprenderla nelle acque di Fisherman's Horizon? Comunque Elion richiama tanto l'immagine di Eris un po', eh? Poi noi ci siamo diretti a est per allontanarci il più possibile da Idea. All'improvviso siamo incappati nella flotta dell'esercito gabaldiano. Le navi erano moltissime, sembrava stessero cercando qualcosa. Se ci scovarono e circondarono fu solo per colpa nostra. Non fummo abbastanza prudenti nella scelta della rotta. Tentammo la fuga, ma la nave si ruppe e... È Watts che gira tondo. Non volevamo consegnare Elion ai galbadiani. Perciò ci preparammo a combattere quando arrivarono delle navi estariane. Le navi di Ester e Galbadia cominciarono a combattere tra loro. Noi eravamo circondati. Ma poi è successa una cosa inspiegabile. Una nave estariana si affiancò alla nostra. I soldati ci dissero di evacuare la nave e di salire sulla loro. Ovviamente noi non accettammo. Non ci fidavamo. Come non ci fidiamo di Galbadia. E tra l'altro adesso abbiamo praticamente, vabbè, l'abbiamo anche visto nel sogno di Laguna, però abbiamo praticamente confermato il fatto che quei soldati vestiti in quel modo sono soldati di Estar. I soldati di Estar tentarono di convincerci, ma noi rifiutammo. Gli Estariani avevano rinunciato ormai e se ne stavano per andare quando... Elion tutto d'un tratto gridò qualcosa e saltò sulla loro nave. Non era da lei comportarsi così. E mentre pensavamo a cosa fare, la nave stariana salpò e abbandonò la battaglia che si era fatta cruenta. E poi noi lasciammo perdere. Ora stiamo riparando la nave, vogliamo andare a Estar. Scusa Squall, non siamo riusciti a proteggere Elion. Elion è a Estar? Penso di sì. E quindi adesso sappiamo ovviamente che cosa è successo. Avete deciso dove andare? Estar. Oh no, Estar, il regno del silenzio. Ma fra le montagne il Garden non si può muovere. È deciso, andiamo a Estar. Come vai a Estar però? Tra l'altro c'è anche una piccola cosa che non vi ho fatto vedere ma che in teoria è possibile fare, ovvero consegnare la rivista alla mia vicina
a Zon per ottenere la carta di Shiva. La carta di Shiva la possiamo ottenere ovviamente giocando a carte, quindi non sarà un problema appunto ottenere la carta di Shiva. Quindi perdere la rivista alla mia vicina ovviamente non ve lo consiglio, ecco perché non ve l'ho fatto vedere, ma in teoria se si parla con Zon si può offrire la possibilità di consegnargli la mia vicina, che è quella rivista che abbiamo trovato nel Timber Maniacs, se vi ricordate, quando siamo stati per la prima volta a Timber, che era appunto là nell'edizione del Timber Maniacs, abbiamo trovato la rivista La mia vicina. E detto ciò, prima di andare verso Estar, perché appunto dobbiamo andare verso Estar, ci sono un paio di cose che possiamo fare. Ora non mi ricordo se posso rientrare nella nave Sid. Sì, posso rientrare nella nave Sid. Ok, ve lo posso far vedere. Vi posso far vedere la scena appunto di me che rifiuto di consegnare la mia vicina. Tra l'altro, ecco, questo è l'ultimo Timber Maniacs. Eccolo qua. Ok, questo è l'ultimo Timber Maniacs. Guardare il mare è bello, non ti annoi mai. Ho imparato a pilotare un po' anche la nave. È un sacco difficile. Il treno è più facile, devi solo stare sui binari. Ecco qua. La mia vicina. Come mai ce l'avevi tu? Ehi, senti, quel libro non è che me lo venderesti? E qui abbiamo la possibilità praticamente di scegliere una ricompensa. Se noi dicessimo te lo regalo, riceveremmo la carta di Shiva. Te lo vendo per 25.000 gil e lui ovviamente ce lo vende, oppure non te lo do. Che tirchio. Sì, mi dispiace Zon, non te lo posso dare. La mia vicina è una rivista unica che non si può più riprendere all'interno del gioco. Quindi qualora io la dovessi perdere e qualora io appunto non potessi più riuscire in un modo o nell'altro a gestirla, non si può fare. Non si può assolutamente fare. Oddio, come si usciva dalla nave? Ah, ecco, puoi tornare al garden. Sì, sono stanco. Perfetto. E quindi c'era la possibilità comunque di poter dare la mia vicina a Zon, però ovviamente io vi consiglio di non farlo, perché appunto la mia vicina è un oggetto unico e comunque come oggetto unico vale di più rispetto ovviamente alla carta di Shiva, che tra l'altro è una carta che potremo prendere giocando a carte, quindi non perderemo niente. A questo punto, prima di raggiungere Estar, e tra l'altro anche siamo vicini alla fine di questa live di stasera, ci sono un paio di cose che dobbiamo andare a fare. Ci sono giusto un paio di cose che dobbiamo fare. Per prima cosa, raggiungiamo Timber. Perché ci sono praticamente due piccole side quest che dobbiamo chiudere fondamentalmente. La prima è questa, che se vi ricordate bene è una side quest che abbiamo aperto tanto tempo fa. Eccola qui. Indovina, sono diventato finalmente un giornalista. Sono un giornalista e uomo di spettacolo. Devo ringraziarti per questo. Prendi questo regalo, tieni. Collare. Ok, e qui abbiamo chiuso la side quest del tipo che voleva diventare giornalista e al quale noi abbiamo detto: ah, impegnati, mi raccomando, ce la puoi fare, eccetera. E poi c'è un'altra piccola side quest, che vabbè, questa è semplicemente una scenetta in realtà, non è neanche una side quest, dove praticamente dobbiamo salvare la ragazzina. Quindi... salviamo la ragazzina. Ecco qua. E ci ritroviamo praticamente dentro l'albergo. Grazie per l'aiuto. Molto easy.
Questa era l'occasione ovviamente di entrare nell'hotel, potersi riposare, eccetera, eccetera, ma non è neanche una side quest fondamentalmente, perché è stato un piacere avervi qui, tornate presto, perché non ha neanche una ricompensa questa missione, è semplicemente una interazione che si può effettuare qui, niente di più, niente di meno. Non so se posso fare delle armi, possiamo fare delle armi per gli altri? Il Bismarck, mi mancano le vite. Vabbè, intanto facciamo questo. L'abbiamo già fatta. Non la possiamo fare, ma la faremo a breve. Ok. Possiamo andare. Abbiamo fatto queste piccole side quest che erano molto molto easy. Ce ne sarebbe in realtà un'altra che potremmo fare, anzi... Non è un'altra che dobbiamo fare, perché questa ci dà una bella ricompensa. Le corse di Super Mario per Helion come quelle di Super Mario per Peach. Più o meno. Anche se ovviamente qui Squall fa tutto per Rinoa, no? Quindi tipo le corse di Squall per Rinoa, perché... Però sì, fondamentalmente sì. Ok, qui adesso possiamo scendere. Ecco, e qui con Zell nel party dobbiamo parlare con questa ragazza. Conosci la ragazza con la treccia? Mi ha chiesto l'indirizzo di Zell. Chissà cosa vuole da lui. Ok, quindi abbiamo saputo che c'è una ragazza con la treccia che ha chiesto l'indirizzo di Zell. Quindi andiamo a casa di Zell appena questa tizia col culone magari si sposta. Non è venuta mica una con la treccia a cercarmi? Neanche se è tornato è già... No, non è venuto nessuno. Strano. Ok, e quindi come potete vedere... Non è successo niente. Ora, a questo punto, se non ricordo male... Non dovevo riposare nella camera di Zell, dovevo andare in albergo. Non mi ricordo male, giusto? Mi sa che dovevamo andare in albergo. Perché poi riposiamo in albergo e c'è la scena di Zell. Esatto, sì, vogliamo una stanza. Esatto. Appare questo punto interrogativo. Dov'è Zell? Ehi, giù! Una voce! È una voce di una ragazza. Esatto, perché si è attivato il trigger praticamente di questa piccola side quest, di questa piccola missioncina. Eccola lì, la ragazza con la treccia. Aspetta, Squall, guarda lì. So, ero... Non avevo... Accidenti, non si sente niente. Ecco, Zell che ovviamente parla con sta ragazza. Ecco qua. Ma con questo... Viaggia bene, vabbè, non si capisce niente di quello che dicono. Scusa, non... vabbè. Non farti male, non ferire, ecco, non ferirti. Ecco qua. Perfetto. Oh, Squall, ti aspettavo. Andiamo. La guerra 003. Ecco perché è importante questa quest, questa piccola side quest, perché ci consente appunto di ottenere un'altra rivista per gli attacchi di Zell. Vedete la guerra 1, 2 e 3. Riesci a trovare una via di scampo anche quando è impossibile? Sei un eroe. Ma se non vuoi correre rischi, usa Meteo Attacco, un colpo mortale che sprigiona l'energia contro il nemico e ti fa trovare una via di fuga. Sopra X sotto triangolo cerchio. È un colpo di grazia, per cui trattieni tutta la forza e liberala solo alla fine. Dacci dentro, ma ricorda, mai contro le persone. Quindi, altro attacco che in teoria abbiamo sbloccato per Zell, anche se vi ricordo che la funzione duello di Zell è un po' come il crafting.
Se voi già sapete le mosse, le potete fare a prescindere, anche se non avete la guerra nel vostro inventario. Potrete tranquillamente effettuare gli attacchi senza problemi. Piccola parentesi che ci tengo a sottolineare. Inoltre, altra piccola parentesi che ci tengo a sottolineare è che se questa ragazza non appare all'inizio del villaggio, cioè all'inizio di Balamb, cioè all'ingresso di Balamb, quindi questa ragazza che sale e che dice c'è stata la ragazza con la treccia che cercava Zella, eccetera eccetera, perché vedete ora non spunta più, spunta soltanto se voi avete parlato con la ragazza con la treccia all'interno della biblioteca del Garden di Balamb. Quindi se non vedete la ragazza in questa parte di mappa, vi basterà semplicemente andare al Garden di Balamb, parlare con la ragazza con la treccia e ritornare qui a Balamb. E dopodiché partirà la stessa missione e quindi la potrete completare anche in questa fase del gioco. Quindi non si perde nulla, ecco, mettiamola così. A questo punto io direi che salviamo intanto, visto che abbiamo fatto, diciamo, queste cose le abbiamo fatte, e adesso possiamo andare avanti con la trama. Ovviamente per andare a Estar non ci possiamo andare col Garden, perché non possiamo andare col Garden, e quindi che si fa? Attraverseremo il ponte di Fisherman Horizon. E qui c'è una delle scene più... una delle scene più toccanti forse di tutto il gioco, dove praticamente Squall si carica Rinoa come un sacco di patate e se la trascina per tutta la durata del ponte da Fisherman Horizon fino al continente di Estar. Ed è una scena molto particolare, perché Rinoa è praticamente senza coscienza, eppure Squall le parla, le confessa tutto quello che ha tenuto dentro per tutto questo tempo. È un po' lontano, ma ce la faremo. Il Pontos di Fisherman Horizon, esatto. Ah, certo, perché lui è convinto che sia da una parte, invece poi è dall'altra. Certo, come ti dicono, mi dispiace Squall, ma la principessa è in un altro castello, non è in questo castello. Sì, la somiglianza c'è, effettivamente. È proprio lontano. Non credevo fosse così lontano. Ma cosa sto facendo? Andiamo a Estar, cerchiamo Elyon, troviamo Elyon. Ma non è detto che quando troveremo Elyon tutto sarà risolto. Certo che io... sono... davvero cambiato. E Squall si rende conto che... c'è qualcosa. Staranno facendo tutti quanti. Staranno ridendo di me? O saranno arrabbiati? Che ne pensi? Mi preoccupo troppo di cosa la gente pensa di me. Odio questa parte di me. Per questo non voglio far conoscere troppo di me agli altri. Voglio nascondere la parte che odio di me stesso. Squall è un tipo freddo e non si sa mai cosa pensa. Mi sento al sicuro quando la gente pensa questo di me. Questo però è un segreto, ok? E vedete, lui sta praticamente confessando tutte le robe a Rinoa, così, nonostante lei sia in coma. Rinoa. Con ovviamente la musica in sottofondo, ormai è diventata praticamente la loro host, fondamentalmente. Eccoci qui. Paul, sei in ritardo. La principessa dorme ancora? Forse con il bacio del principe si sveglierà. Siete venuti qui solo per dirmi questo? Vai ad Estar, vero? Veniamo anche noi. Noi siamo la scorta di Edea. Tan tan tan. Andiamo, Squall.
Andiamo a Estar anche noi. Daremo la scorta di Edea. Appena sei pronto, partiamo. Cosa faremo a Estar? Incontreremo il dottor Odin. Dottor Odin, ve lo ricordate, no? Non mi ricordo chi è. È Odin Brand, è molto famoso. È il numero uno degli studiosi dell'occulto. Ah, ho capito. Perché vuoi vedere questo dottore? La strega Artemisia è viva e in qualsiasi momento potrebbe controllare il mio corpo. Se succedesse, diventerei nuovamente un essere malvagio che semina il terrore. Voglio solo cercare di proteggere me stessa. Se è possibile, vorrei anche liberarmi del mio potere di strega. Il dottor Odin dovrebbe sapere come fare. Forse lui riuscirà a liberarmi da Artemisia. D'accordo, andiamo tutti a Estar. Tra l'altro, se vi ricordate, Rinoa aveva il bracciale di Odin, che diceva: questo potrebbe bloccare temporaneamente i poteri della strega, eccetera, eccetera. Ed eccoci qua, arrivano anche gli altri. Sono ritornati. Erano andati a dare un'occhiata. Wall, tutto bene? Rino sta ancora dormendo. Rino è così carina quando dorme. Lasciamo perdere. Invece sapete com'è andare a Estar? Ah, stai arrossendo? Elfi, non fare arrabbiare Squall. Estar è su questo continente. Ho sentito dire che è un paese molto grande. Dicono che per quanto lo si cerchi sia impossibile trovarlo. Dobbiamo cercarlo a nord e sud, ma non abbiamo trovato niente. Cerchiamo a est ora. Eh sì, ragazzi, si può utilizzare Edea come personaggio giocabile. La prima volta che io vidi questa schermata sono impazzito letteralmente. Perché ho detto: Edea è diventato un personaggio giocabile? Eh sì, per un periodo purtroppo limitato di tempo, Edea diventa un personaggio giocabile. È un peccato perché sarebbe stato figo, sarebbe stato, diciamo, anche interessante vedere Edea come personaggio giocabile, cioè nel senso avere la possibilità comunque di sfruttare il personaggio di Edea poteva essere interessante. Però purtroppo questa cosa è soltanto temporanea. Esattamente, un po' come Seifer quando si utilizza all'inizio del gioco. Però ci sono delle mod, se ovviamente le cercate in giro, che vi consentono di avere permanentemente sia Seifer che Edea come personaggi giocabili all'interno di Final Fantasy VIII. Quindi potrete in un modo o nell'altro utilizzarli un po' a vostro piacimento. E tra l'altro è anche carina la battaglia con Squall, Seifer ed Edea contro Seifer ed Edea. Molto carina come battaglia, tra l'altro. Molto, molto bellina. Se noi dovessimo essere precisi, solo che se dovessi essere più preciso e dovessi mantenere un registro più serio di Perfect Run, tecnicamente io Edea non la dovrei utilizzare. Perché comunque Edea è un personaggio temporaneo e fare i junction ovviamente su di lei è comunque più un malus che un bonus rispetto agli altri personaggi. Però, dato che come detto in precedenza, noi ci troviamo di fronte comunque ad una perfect experience e quindi io voglio farvi vedere tutto quello che è presente all'interno del gioco nella sua forma più complessa. Edea la metteremo in parte e la utilizzeremo. E poi metteremo il nostro bellissimo Del. Però, vabbè, i junction li posso fare anche dopo. Tra l'altro, sono stato derankato, ovviamente. Sono stato derankato perché? Perché ho messo Edea nel party. Mettere Edea nel party mi ha fatto derankare, perché appunto Edea è
è un personaggio temporaneo e quindi... Eccoci qua. Io la città non la vedo. Credevo ci volesse così tanto. Niente paura, ti difendiamo noi, qualsiasi sia il nemico. Grazie, Zell. Ma non vi ho chiamati per difendermi. Io ho il controllo di me stessa, va bene, ma... Ma se Artemisia entrerà dentro di me, capite? In quel caso vi prego di aiutarmi. Ehi, che discorsi seri. Non andiamo mica a uccidere qualcuno. Viaggiamo per la felicità di tutti. Forza ragazzi, che vi succede? È vero, se si dice qualcosa di brutto poi s'avvera. Sarà una superstizione, ma io ci credo. Cambiamo discorso. Qui ci danno nuovamente la possibilità di confermare il party. E noi ci teniamo questo. Quindi ci teniamo il party con Edea e Zell. Anche perché così ho la scusa di farvi vedere poi la limit di Edea. Piccolo easter egg, o anzi per meglio dire piccola cosa che è possibile notare. Sullo sfondo già si intravede qualcosa. Si intravede quello che effettivamente sarà il vero mistero della città di Estar. Ovvero quella sorta di glitch grafico che si vede in fondo, che non è dato dal gioco. Anche se inizialmente, per chi non conosce Final Fantasy VIII, potrebbe pensare che il gioco praticamente è rovinato o comunque si sta rovinando. Però non è così. Quello è un glitch grafico che vedremo però la prossima volta. Perché sono un po' infame, lo so, sono un po' infame, un po' stronzetto, ma noi terminiamo qua. Terminiamo qua per un semplice motivo. Oggi chiudiamo in questa fase del gioco perché la prossima settimana esploreremo tutto il lago salato, comunque esploreremo tutta questa distesa di sale che vedete qui davanti a noi. Utilizzeremo Edea, giocheremo appunto nei panni di Edea, però io qua devo fare ovviamente il party, devo sistemare, cioè devo comunque ripristinare tutto quello che è il mio party, e devo ripristinare anche tutti quelli che sono i junction e le cose, quindi dovrò mettermici lì un po' a lavorare. E basta. È fondamentalmente per questo, perché sennò altrimenti mi dovrei perdere tempo, dovrei fare tutti i junction e cose. Invece qui posso chiudere, perché così ora esco dalla mappa salvo, posso fare i junction e poi dalla prossima volta continuiamo da qui. Sì, l'ho appena spiegato che non è un glitch grafico, e ho anche spiegato il perché. Ascoltaste, sì. Questa sezione di gioco smonta la teoria che Squall sia morto alla fine del CD1. Ti fa capire che quella mossa del ghiaccio non è altro che una limite, in quanto tale manda. Esattamente. A parte questo, perché effettivamente esattamente quello che vedremo la prossima volta, la limite di Edea, è esattamente l'attacco che ha fatto alla fine del CD1 nei confronti di Squall. Però diciamo che la teoria comunque dello Squall is Death del primo CD viene smontata anche da tantissime altre cose che ci sono all'interno del gioco. Quindi alla fine di Final Fantasy VIII ne parleremo. Quando termineremo il gioco di Final Fantasy VIII parleremo delle teorie, e parleremo anche del perché ovviamente sono state smontate e del perché hanno delle falle, e perché invece d'altra parte possono anche essere interessanti e possono comunque anche essere delle belle teorie prese ovviamente come fandom, cioè nel senso, se lo prendete come una cosa da fan della saga possono essere carine, però se cercate di spiegarle in termine logico ovviamente non hanno senso, in alcune cose non hanno completamente senso. Però da fan della saga sperare o comunque ipotizzare determinate cose è comunque bello.